disabilità e il rischio di una discriminazione multipla. La professoressa Isabella Raggi. Per chi sceglie le scorciatoie invece dell'approfondimento,
mondo si aprano rispetto a tutto ciò che viene percepito, purtroppo spesso come una minaccia, come diverso da me. E allora questo intreccio di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni è un intreccio estremamente pericoloso, che può avere esiti diversi, ha ricadute sempre nocive e sicuramente non solo allontana la conoscenza dall'esperienza, ma non favorisce nessuna forma di inclusione e di coesione sociale. Questo vale, lo ripeto, non solo per gli aspetti legati alla disabilità, ma tutti per tutti quegli aspetti che vengono percepiti con diffidenza, purtroppo, per la diversità più in generale. Voglio fare riferimento anche, sempre rimanendo nel tema di questo triangolo di pregiudizi, stereotipi e discriminazioni, che l'Eurobarometro, siamo nel 2007, ma non credo che purtroppo oggi scriverete cose diverse, l'Eurobarometro dice che il rischio di discriminazione è percepito come il rischio maggiore in tutti i paesi europei per i portatori di handicap, come si chiama, comunque per la disabilità. Ecco, questo aspetto della ricerca dell'Eurobarometro mi aveva comunque impressionato, però purtroppo conferma in realtà non solo quanto già stimato dal Censis e poi dall'Istat, ma purtroppo va a confermare quella che può essere anche la nostra immediata percezione, quindi la minaccia discriminatoria. La vorrei chiamare così, anzi può sembrare forte, perché penso che in realtà di questo si tratti, una minaccia discriminatoria che in realtà poi è colei che porta a numerose barriere. Quando noi parliamo di barriere architettoniche, sono molte, ci sono anche riferimenti negli articoli scritti da Antonio Guidi, in realtà parliamo soltanto di un aspetto plastico e materiale delle barriere. Ci sono poi le barriere materiali, quindi il pregiudizio, gli stereotipi e la discriminazione sono assolutamente da noi più evidenti, ci sono tutte le barriere psicologiche, le barriere comunque non fisiche, le barriere culturali. Quindi in realtà quello che deve essere l'impegno delle istituzioni da un lato e delle associazioni e di chiunque di noi come singolo è proprio quello di impegnarsi per la rimozione di tutte le barriere materiali e immateriali. Voglio tornare, seppure velocemente, a questo aspetto che è poi il nodo del mio intervento, che è l'aspetto delle discriminazioni multiple, perché in realtà salto gli aspetti normativi e legislativi che sono di riferimento per chi si occupa di queste questioni, perché in realtà abbiamo avuto dal punto di vista legislativo alcuni passaggi fondamentali, ma di che erano per noti e condivisi da tutti. Mi riferisco evidentemente agli aspetti legati alle indicazioni europee, mi riferisco alle leggi sul lavoro in relazione alla disabilità, mi riferisco anche alle misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, quindi tra l'altro mi sono occupata a pagare un coinvolgimento del Ministero delle pari opportunità. Quindi esiste un perimetro legislativo, però al di là di questo, o meglio a fronte di questo, purtroppo, come dicevo all'inizio, in quello scarto tra i diritti garantiti, prescrittivi, normativi e la verità sostanziale c'è purtroppo molto spazio. In questo spazio, riprendo il filo del ragionamento iniziale, in questo spazio si collocano e trovano centralità proprio le disabilità femminili definite disabilità multipla. Intanto sono discriminazioni multiple, non solo queste di cui ne parliamo, tutte quelle che tutti quei soggetti che si trovano a centrare una o più condizioni di rischio discriminatorio. Qui si parla di doppia discriminazione o di discriminazione multipla o di multidiscriminazione. Questi ormai sono termini anche tecnici entrati non solo nel lessico giuridico ma anche in una terminologia comune che ci viene un po' dal linguaggio europeo e che non sono mai termini privi di sostanza, anzi hanno una sostanza precisa. L'idea che si possano moltiplicare le forme discriminatorie su un unico soggetto è un'idea che tanto astratta, concreta, ed è sicuramente un'idea che dà proprio la percezione immediata della gravità e dell'alto rischio quindi di essere soggetto di discriminazione.
e naturalmente l'Europa si occupa in termini anche specifici di discriminazioni multiple e la condizione di donne disabili rientra in questa che viene definita categoria in termini almeno di pensiero diciamo espressivo europeo. E io credo anche che la si voglia chiamare discriminazione multipla o che la si voglia chiamare multidiscriminazione, questo tra l'altro è un termine che è nato nel 90 negli Stati Uniti per indicare le donne appartenenti ad altre etnie che subivano una discriminazione, poi quel termine è stato mutuato anche per altre condizioni. E io credo, da questo non credo io, ma mi sono anche, posso dire, ho anche ascoltato associazioni di disabili femminili, ho letto dei documenti, viene con molta sincerità, per dire mai senza pessimismi, però focalizzata questa condizione particolare. Cioè le donne disabili quindi sono soggette al rischio di discriminazione continua, lo sono per la condizione di genere e per la condizione di disabilità, lo sono, lo dico testualmente, in relazione per esempio a quel diritto di autodeterminazione, lo sono in relazione alla vita familiare, lo sono in relazione ai ruoli tradizionali di mogli e di madri. Lo sono, è un elemento che ricorre, anche rispetto ai dati della salute. Si chiedeva al sottosegretario Martini tempo fa quanti studi di ginecologia sono apprezzati per visite ginecologiche per donne disabili, quanti sono i servizi sanitari, a cominciare dai nostri consultori, su questo personalmente mi sto impegnando, che parlano dal punto di vista di una salute di genere innanzitutto e di una salute di genere con riferimento alla disabilità femminile. Noi abbiamo quindi uno scarto tra una serie di domande, di bisogni e una serie di servizi. Su questo io credo che siamo culturalmente indietro, prima che tecnicamente indietro, perché intanto stentiamo a fare statistiche di genere in generale, intanto stentiamo a fare una medicina di genere, intanto stentiamo a considerare le disabilità nella loro differenziazione e poi la differenza di genere, e siamo portati a considerare l'identità come un unicum, che ci è stato ricordato prima con molta correttezza che non è questo l'approccio giusto. E poi allora io penso che su questa strada molti passi devono ancora essere intrapresi, e non è soltanto una questione di risorse. Potrei dire che la giunta generale sull'amministrazione che rappresento ha stanziato 127 milioni di bilancio sociale nel suo complesso e oltre 12 milioni per la disabilità, per il turismo, capitoli specifici, pochi, tanti, in un contesto di tagli. Il problema non è soltanto quello delle risorse, che ovviamente è uno dei problemi, il problema è anche la percezione e la sensibilità che poi si deve introdurre nell'applicazione e nell'utilizzo delle risorse stesse. E allora quando si parla, si affronta un tema così complesso, controverso e anche delicato della disabilità femminile e comunque della differenza di genere nella disabilità, evidentemente bisogna rovesciare tutti quei pregiudizi di cui parlavo prima per andare veramente invece a centrare il problema. Voglio anche dire in conclusione, avevo anche portato i documenti qua, non li ho utilizzati, voglio però citare per esempio un'esperienza che mi ha colpito della regione Piemonte, che rivolta in specifico alle donne disabili, e loro stessi hanno fatto un manifesto in cui si sottolineava come la disabilità non possa essere disparità, e questo manifesto programmato partiva dalla frase, questa frase io sinceramente non la conoscevo, no, ovviamente il manifesto partiva dall'articolo 6 della dichiarazione ONU, relativa proprio nello specifico alla disabilità femminile di donne e di minori, con tutto il suo articolato, non cito perché lo do per scontato, ma quel manifesto partiva da una
la presidentessa dell'Associazione del Mali per le donne con disabilità e di Cina che sostiene nella sua pubblicazione che la donna disabile è la più esclusa tra le escluse. Queste donne che hanno lavorato nella regione Piemonte per rispondere alle esigenze delle donne disabili sono partite dall'affermazione di questa presidentessa e dal suo libro per fare un manifesto programmatico di richiesta a quella amministrazione, richieste che personalmente io adesso vorrei mutuare e portare alla regione nella quale vivo e lavoro. Ecco, voglio chiudere citando, non citando, ma dicendo che tra i vari impegni che vorrei assumere, che in parte ho già assunto, continuando il mandato, il collega Miele e io abbiamo presentato in consiglio una proposta di legge alla quale teniamo molto, che è quella di istituire un osservatorio di tutela antidiscriminatoria. Secondo le indicazioni europee, noi con la proposta di legge chiediamo un osservatorio appunto che preveda il fenomeno, lo vada anche a monitorare, preveda anche punti di ascolto per tutti quegli aspetti suscettibili di discriminazione. E quindi facciamo riferimento, secondo le indicazioni europee, alle discriminazioni per età, per sesso, cioè per genere, per orientamento sessuale, orientamento religioso, per appartenenza etnica e, non ultimo, per disabilità. E poi facciamo riferimento evidentemente anche alle discriminazioni multiple. Ecco, io mi auguro che quella proposta di legge faccia il suo iter, mi auguro che questa regione vada a trovare un luogo che c'è, che è quello appunto di un osservatorio, ma soprattutto io mi auguro, e qui rovescio anche un po' la prospettiva che ho sentito fin qui, noi abbiamo parlato di donne e disabilità, ma non possiamo non parlare di tutte quelle donne che invece si occupano di chi ha disabilità e lo fanno all'interno delle famiglie. E siccome sappiamo che il lavoro di cura all'interno delle famiglie, qualsiasi lavoro di cura, ricade per il 60% sulle donne, un lavoro di cura per portatori e per disabili all'interno di una famiglia, e nei giorni scorsi l'Avvenire ci ha ricordato che il 93% delle persone con handicap vive a casa, quindi vive nella famiglia, è facile dedurre quanto di tutto questo lavoro di cura particolare, posso dire forse speciale se non doppio, quanto e quale tutto questo lavoro ricada sulle spalle delle donne, quindi delle mamme, forse anche delle zie, delle sorelle, sicuramente delle donne, perché questo non fa eccezione rispetto a una tendenza più generale, appunto, che vede assolvere delle donne il lavoro di cura all'interno della famiglia. Ecco, allora un pensiero non solo alle donne disabili, ma anche a tutte quelle donne che sostengono le disabilità